Amici del canale, ben ritrovati. Quest'oggi vi parlo di un utile programmino che riguarda i watermark sui nostri lavori fotografici da mettere. Sapete, adesso possiamo mettere il nostro logo personalizzato piuttosto che replicarlo, avete presente, affinché qualcuno non millanti la proprietà delle nostre fotografie messe in rete, appropriandosene indebitamente la replica del watermark della filigrana per la totalità della fotografia. Oh, io prima lavoravo con Photoshop, che anche quello è utile per fare i watermark, però si può fare solo una ad una per singole foto. Invece con questo utile programma UMark 5, lo andiamo a cercare, UMark 5 lavora in batch, che significa che possiamo importare intere cartelle, completare il lavoro e una volta fatto diamo l'ok, lui marcherà tutte le fotografie presenti in quel file in un'unica soluzione. È un trial per 15 giorni, dopodiché funzionerà limitatamente. Comunque sempre utilizzabile, sempre fruibile nella versione gratuita. Costa 29 dollari, li merita comunque, sono stati molto bravi. Un utile programma, andiamolo subito a cercare, io l'ho già installato, ma UMark 5, ecco, vedete già qualcosa che... Allora, o lo si installa, lo si acquista dal sito, oppure, fra virgolette, anche diversamente acquistabile, ma non se lo meritano perché hanno fatto un buon lavoro, io vi consiglierei di acquistarlo per i canali regolari. Vedete la Uconomics, la software house che produce il programma. Possiamo scegliere, è disponibile anche per il Mac. UMark for Windows e c'è la versione 32 bit e la 64 bit. Non facciamo altro che scaricarlo e, come io ho già fatto, adesso entriamo nel vivo delle... Qui io ho già messo, c'è la localizzazione in tante lingue, ho scelto quelle italiane. Allora, la versione è sempre gratuita sia per uso personale che professionale. Ha delle limitazioni, ad esempio il tiling non è possibile, la replica della nostra scritta per la totalità della foto, altre piccole restrizioni. Per 15 giorni sarà avviato a versione pro, dopo i quali tornerà alla versione gratuita. Qui possiamo scegliere se acquistare, registrare oppure continuare con la versione che comunque è la versione pro, perché io l'ho scaricato da poco. Allora andiamo a vedere la singola foto intanto aggiungendo un testo. Ecco, qui per settembre, prendiamo questa bella rosa con campionamento di colore, eccola che la apre, e qui aggiungiamo subito un watermark, vediamo con le lettere tutti i caratteri particolari qui che possiamo scegliere. Qui possiamo scegliere il colore, io lo lascerò bianco, ma possiamo, ne abbiamo facoltà, il carattere è l'Arial, ma ecco, guardate quanti caratteri possiamo scegliere, quanti stili. Oh, mettiamo Padre Eterno. Uno, il Padre Eterno non penso che abbia bisogno di contrassegnare i propri lavori. Vedete che ce lo mette già con carattere di default 7. E questo qui lo possiamo... avete presente AutoScout, le macchine, le concessionarie? Ecco, non, spesso sono tutte contrassegnate. Ecco, con questi, vediamo qui la piastrellatura. Ecco, che ce lo replica. Possiamo scegliere come, a modi di firma. Oh, la mettiamo qui. Qui scegliamo tra, possiamo posizionare da varie parti. Mettiamola qui. Troviamo subito la trasparenza al 50% di default, possiamo aumentarla fino a farla scomparire o toglierla del tutto. Ecco.
diciamo così. Possiamo poi ombreggiare, c'ha degli effetti, il contorno, vedete, ne ha diversi, 3D, questo poi lo scoprirete utilizzando il programma. Vediamo che è troppo attaccata ai bordi, la vogliamo spostare? Ecco, questo è possibile con la versione Pro, perché con l'altra avremo solamente, con la versione gratuita, avremo solamente questi 9 punti e non potremo più spostarla. Ad esempio, mettiamo un 80%, vedete che adesso mi sono spostato, ma se voglio mettere 200%, nulla osta, piuttosto che 300%, lasciamo quanto mi pare, lasciamo 80%, e in basso sempre un 80%, eccolo qui. Mi va bene il lavoro, qui è in grassetto, abbiamo l'altezza e le altre cose, mi va bene il lavoro e non faccio altro che salvare. Mi dice dove salvare, io ho la cartella UMARC test e salvo, ha già fatto, e eccola qui, vedete, ecco la foto, me la apre direttamente, Padre Eterno. Oh, chiude, le eliminiamo e riavviamo UMARC, sempre mentre continuiamo con la lezione di prova. Adesso vedremo come mettere un nostro watermark personalizzato e lo faremo su immagini multiple, che è la cosa, lavoreremo in batch. Aggiungi cartella, ricordate prima avevo messo solamente la singola immagine. Ecco, lui lavora sia la versione Pro che quella gratuita, processa immagini JPEG, PNG, TIFF, GIF e BMP. Purtroppo non ha il RAW, ma non è un grosso limite. Aggiungi cartella, quella di prima. Vedete che ha trovato tutte le foto, le ha già, ha già messo il segno di spunta e quindi al fine del lavoro in un'unica soluzione marcherà tutte queste che sono presenti nella cartella. Benissimo, adesso andiamo ad aggiungere il nostro watermark personalizzato. Io ce l'ho in immagini, l'ho già precedentemente fatto con, eccolo qui, con Photoshop. Oh, e la dimensione, vi consiglio sempre, ci sono già tutorial validi, comunque vi consiglio sempre a riguardo di scegliere un'alta risoluzione affinché sia ben intellegibile anche i caratteri, perché poi lo andremo a rimpicciolire. Solito discorso, vogliamo rendere una foto inutilizzabile da terzi, possiamo replicare così o così o come ci pare. Questa è una firma, quindi che faccio? La metto di qua giù. Trasparenza, oh vedete, c'è, è una PNG, un watermark, si elaborano sempre in punto PNG. A me non interessa questo bianco, quindi posso fare colore trasparente e vedete che questo micio è trasparente al 50% di default, quasi fino a scomparire al 100%, oppure lasciandolo a zero. A me serve una trasparenza, ecco, diciamo circa così, al 16-20, poi quello a discrezione possiamo scegliere noi. Ecco, ci interessa spostarlo, diamo un 80% e anche in alto 80%, lo ridimensioneremo ovviamente perché è troppo vistoso così. Quindi cosa facciamo? Proporzione, ridimensionamento, spuntiamo questa casella, anziché il 33% andremo, vediamo, io metto 8%, vedete, 8%, vogliamo mettere 10%, che ne so, eccolo qui, a nostra discrezione. Ci va bene questo come l'abbiamo posizionato qui? Sì, a questo punto salviamo le immagini, ci propone la precedente cartella, sempre un mark test, e noi diciamo inizio, lui sta lavorando adesso, vedete? Una dopo l'altra le sta processando a seconda della potenza del... e... ecco qui, ha finito tutte le... ci apre le fotografie, le ha processate tutte. Un computer, questo qui è un Intel i7 6700K con
16 giga di RAM e fa presto. Altri meno pompati impiegheranno un po' di più, comunque non di tanto. Ecco, vedete, una dopo l'altra ha lasciato il nostro watermark. Lo desideriamo. Nulla amici, per qui è tutto, io vi auguro ancora buon proseguo di fine estate, ancora fa caldo, vedete, sto sudando. Ci aggiorniamo con un nuovo tutorial. Ciao ciao da Piero la Terza Sprovieri.